Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo del durissimo scontro tra Federica Sciarelli e Sebastiano Visintin, andato in onda in diretta TV in prima serata. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto, si è verificato uno scontro acceso tra la conduttrice Federica Sciarelli e Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, incentrato sulla gestione mediatica del caso della moglie. La tensione è iniziata quando la Sciarelli ha scoperto che Visintin aveva chiamato lo studio per discutere del caso, percependo questa mossa come un tentativo di mettersi in mostra. La giornalista lo ha incalzato: «Mi perdoni se l'ho fatta aspettare. Ma lei mi ha detto all'ultimo che sarebbe venuto, mi ha chiamato al telefono, dicendo che voleva venire qua, perché?» Visintin ha spiegato di non sapere cosa sia successo a Liliana da quasi 21 mesi e di voler cercare pezzi di verità, tuttavia, ha evitato di rispondere a molte domande dirette della conduttrice, dichiarando: «Mi dici cose che io non voglio affrontare, queste cose sono state chiarite con la procura, non voglio parlarne. Se ci saranno altre cose di cui discutere sono disponibile a rispondere». La Sciarelli ha criticato lui e Claudio Sterpin, dicendo: «Io a volte ho la sensazione come fosse diventato un film, l'impressione è che lei e Sterpin siate diventati protagonisti. State sempre in televisione ed è come se Liliana sia stata messa all'angolo, è tutto irrispettoso, anche il fatto di parlare della vita privata di Liliana». Visintin ha risposto infastidito: «Mi consigliano di non andare in TV, ma sai cosa? Si va alla ricerca di pezzi. Io non mi sono mai permesso di offendere o parlare male di qualcuno, sono state dette cose inumane, anche l'interruzione di gravidanza, mi hanno ferito». La conduttrice ha continuato, chiedendo a Visintin se suo figlio pensasse che lui fosse coinvolto nella morte di Liliana, il che ha portato l'uomo a rispondere in modo esasperato: «Ma che domande mi fa? Sono domande veramente pesanti». Visintin ha cercato di evitare alcune domande, insistendo: «Mi dici cose che io non voglio affrontare, queste cose sono state chiarite con la procura. Non voglio parlarne, se ci saranno altre cose di cui discutere sono disponibile a rispondere». Federica Sciarelli ha infine espresso il suo disappunto per non aver fatto certe domande in precedenza, ma ha ribadito la necessità di affrontare tutte le questioni aperte. «Io le faccio una domanda e lei svicola». La Sciarelli ha anche affrontato il tema del telefono bloccato chiedendo: «Ci poteva essere uno stalker?». In conclusione, Sebastiano ha risposto: «Cosa vuoi se ti risponda sul passato? Mi parla di tutte le cose che ho sbagliato?». «No, io ho dimostrato tutte queste cose, la questura ha chiamato mio figlio, ho mostrato tutto». «E tu cosa ne pensi di Sebastiano? Pensi che lo faccia per trovare la verità o per avere una visibilità personale? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie».